10 febbraio 1848. Ferdinando II di Borbone firma a Napoli la Costituzione. Nello stesso mese, il sovrano giura solennemente fedeltà alla carta appena concessa nella chiesa di San Francesco di Paola. Con lui giurano i principi reali, i ministri, i generali e i giudici. Il documento stabilisce che il potere legislativo appartenga al re affiancato da due camere, una di pari eletti dal sovrano, l'altra di deputati scelti dagli elettori. Solo la persona del sovrano resta sacra e inviolabile. I ministri del regno debbono rispondere davanti agli elettori del loro operato. La Chiesa.